Naturalmente io devo tutto il mio successo proprio a Federico Fellini, perché appunto è stato il regista che mi ha lanciato e nello stesso tempo mi ha dato la possibilità di scoprire me come attrice in un modo completamente diverso di come io sognavo di esserlo e di diventarlo, perché ho cominciato con il teatro. E poi, siccome so benissimo per esperienza che l'attore è un elemento dello spettacolo che deve essere sempre scelto da qualcuno, come il pittore sceglie il colore, come non so, come tanti tanti esempi che non sto qui a enunciare, io ho avuto questa meravigliosa befana della vita che mio marito credo che mi stia sbirciando, perché siccome dovrò cominciare a girare con lui, allora vuol vedere dopo 15 anni che non giriamo più insieme se ancora è il caso di tentare di lavorare. E la cosa, credimi, mi mette in un grande imbarazzo, perché credo che sia l'unico regista che mi mette un'enorme soggezione, è proprio Federico Fellini. Con gli altri mi atteggio un po' ad attrice, a diva mai, a star mai, ad attrice, cioè dico la mia, e con una certa prepotenza anche qualche volta. Con Federico proprio non ci provo, perché gli dice subito: sintetizza, sii breve, stai buona, ho capito tutto. Insomma, ecco, lui qua ti tratta con la confidenza che un marito tratta la moglie, insomma, c'è poco da dire, non la dimentica sul set. No, perché con la confidenza di un marito e tratta la moglie, io come moglie, insomma, sono molto, non è che sia poi tutta sta bontà, questa... Sei gelosa come moglie? Ma certo, quando uno vuol bene a una persona, perché vergognarsi di dire di esserne gelosa? Anche dopo 41 anni che siete sposati? Ma lo sarò anche dopo 60, se il signore... E poi, dai, Raffaella. Aspetta che siamo... Raffaella, un bell'uomo, fa il regista, è simpatico, può dare tutta una donna, ad ogni modo quello che ha dato a me non fa più a tempo a darle agli altri. Sei favolosa! Io credo che, guarda, figurati se Federico non è innamorato di te, ma dopo questa tua dichiarazione di forza ti temerà ancora di più. No, ma il bello è che io gliele faccio sempre queste grandi dichiarazioni, in privato, in pubblico. In privato meno, perché non dice sintetizza, e allora io non posso mai sintetizzare. Che meraviglia! Ecco, dovrebbe cominciare ad essere un po' più estroverso e qualche volta farmele pure a me. Oh, ragazzi, sei romagnolo, Federico, non te lo dimenticare, quindi sintetizza da noi, si è da anche il tempo, la sdora comanda appunto, un po'. Benissimo.